Beatrice Matrisciano, prima tappa dopo Torino del tour, del networking tour, cosa significa sul suo territorio? Io sono molto felice che insomma anche la ministra Dadone abbia deciso di far partire il tour proprio da Alessandria, che come territorio ritorna ad avere una centralità che forse da tempo non aveva, e quindi diciamo partire proprio da Alessandria e dai giovani di Alessandria secondo me è un bellissimo segnale. Ovviamente è un lavoro di sinergia ed è stato un lavoro di squadra, perché insomma è stato un lavoro proprio una rete tra istituzioni e territorio, quindi diciamo in sinergia anche con l'amministrazione comunale. Che ringrazio, dietro a un grande lavoro ci sono anche sempre tutta una serie di persone che lavorano per il territorio e per i nostri giovani. Il fenomeno dei NEET ormai lo conosciamo, dobbiamo solo fare in modo che appunto dalle istituzioni al territorio arrivino tutta una serie di informazioni anche per i nostri giovani, per capire quali sono gli strumenti più idonei e cosa fa lo Stato per loro. Quindi oggi il nostro paese ha la fortuna di avere una ministra giovane che parla con i giovani e non dei giovani, perché la politica deve iniziare a fare questo, cioè a confrontarsi con i giovani e ad ascoltarli, perché loro hanno molto da dire, sanno benissimo cosa vogliono fare del loro futuro, non sono i bamboccioni o come sono stati definiti i ciusi, ma sono ragazzi che, per esempio, ai quali noi in Parlamento abbiamo aperto le porte in un'indagine conoscitiva che stiamo facendo sui canali di accesso al mercato del lavoro. Abbiamo deciso di ascoltare, oltre i soliti attori, anche diciamo tante associazioni dei giovani, a partire da Visionary Days, dalla Repubblica degli Saggisti, a TVM, insomma, quindi tutti questi ragazzi che si riuniscono anche in startup sociali under 30. Quindi oggi ascoltare loro significa costruire con loro il futuro. Parliamo di Next Generation, ecco, la Next Generation è Alessandria, e insomma le politiche giovanili partono anche da Alessandria. Grazie.